Prendere il potere di Odino non sarebbe male, eh? Dai, ma non ucciderlo. La volontà umana è forte, dopo tutto. È un peccato che io abbia rinunciato alla mia. Non hai rinunciato a nulla. La volontà ti ha fatto desiderare un nuovo mondo e l'approvazione del tuo padrone. Io... ti hanno tentato con un sogno in cui hai scelto di credere. Ma sbagliavi. C'è un solo mondo. Quello in cui viviamo. Un mondo che merita di essere salvato. Anche a costo di uccidere un dio. Parole audaci per uno che ha servito il Signore così bene. È tutto inutile. Ah, quasi dimenticavo. Ti avevo promesso che sarei riuscito a renderti presentabile. Non è così? Adempiremo ai nostri destini come i cristalli madre del Signore hanno adempiuto a loro. Vieni, Clive Rosfield! Prendi ciò che ti spetta di diritto! Unisciti a Dio! No! Finalmente la salvezza. Torno a casa. Madre. Faccio il potere di Odino, dai. Vedila così. Dimmi, cosa si prova? No, oh, arriva a rompere le palle. Mostrati! Avanti! Cosa si prova a divorare la forza dei propri rivali? A nutrirsi della loro essenza? A entrare con ogni passo sempre più nella luce divina? Con o senza volontà, sei solo un ricettacolo. Sei nostro. Osserva come il tuo corpo sussulta in attesa del suo destino. Oh, ma non è ancora tuo. No. Vieni dunque, figlio ribelle. Ti attenderemo sul dorso del primo worm. Lì tutto finirà e ricomincerà.
Porca vacca, che casino. Adesso si riapre tutto. Ho sconfitto Dino, quindi possiamo andare verso Cristallo. Nel frattempo è un casino. Presto, mio signore, presto! Perché la mia città è invasa dagli Akashi? Non chiedere a me, chiedi a loro! Da quando Eigenhower si nasconde davanti a uno scontro? Da quando mi hanno strappato i gradi e bandito dai campi di battaglia. Ora pulisco il culo a questi vermi, mentre la città brucia e mia moglie è scappata per mare con un ragazzino. E poi arrivi tu. Che diavolo ci fai qui? Bella domanda. Il nemico conta più di 200.000 unità, compresi gli occhi. Non ci sono abbastanza soldati nella capitale capaci di respingere una simile armata. La fortezza centrale? Assediata da soldati e portatori dei distretti circostanti. E solo grazie a loro sei ancora in piedi. Per unirli è bastato che un esercito bussasse alla loro porta. L'idea della morte mette le cose in prospettiva. Prospettiva? Forse è proprio questo che ci manca. Alcuni dei tuoi uomini, tutti i migliori. I miei uomini? Ti sembra forse che me ne ammazzi qualcuno? Ammetto che non è il momento giusto, ma mio nipote è nei guai. E io potrei avergli già promesso il tuo aiuto. Tuo nipote è fuori legge? Vai! I miei soldati hanno di meglio da fare che morire in vano. Allora la pensate allo stesso modo? Lui combatte per l'esatto contrario. Per un mondo in cui nessuno sia costretto a morire in vano. E combatte oggi per dare a tutti noi un domani migliore. Comunque sia, un pugno di uomini non può opporsi a un regno. Allora non sono gli uomini giusti. Che io sia dannato. Immaginavo. Non siamo in molti, ma radunerò quanti più dragoni mi sarà possibile. Tu informa il Lord Stratega dello stato delle difese. Sì, mio signore. E tu combatterai al nostro fianco. Devo molto alla Fenice. Ciò garantisce per i miei nipoti? Sì, ma ho ancora i miei dubbi su di te. Di questo parleremo dopo. Certamente. Hai detto di avere degli uomini nel forte. Capitano, sai forse quanti ne rimangono? Posso verificare, signore? In ogni caso, Randella avrà bisogno dei corpi e allestite una pira. Veloci. Terence. Mio signore. Troverai una ragazza. Che cosa? Siamo nel mezzo di una guerra. Le devo la mia vita. Ripago sempre un debito. Assicurati che non le manchi mai nulla.
Dion, non posso lasciarvi. Ma dovrai. Se davvero voglio essere degno del perdono della nostra gente, dovrò guadagnarmelo. E guadagnarlo per mano mia. E mia soltanto. Sappi che non te lo chiedo a cuor leggero. E voi sappiate che lo farò. Addio, Terence. Addio, mio principe. Finisce questo episodio, non finisce più. Qualche tempo dopo, tutto in ansia. Clive! Oh, grazie al cielo. Stai bene? Beh, sì. Ma vedendoti sto molto meglio, Joshua. E Barnabas? Il re è morto. Quindi sono tutti. Sì, ma anche l'assassino. Adesso non potrà più far male a nessuno. Sei al sicuro? Voglio salvare. Gav, ti devo parlare. Mi spiace, Clive. Lo sai bene che vorrei tanto venire con te. Lo so. Ma sono contento che torni all'Enterprise. Non solo per il bene di Ed. La nostra gente deve sapere. Puoi contare su di me. Spero possa farlo anche lei. Grazie, miei signori. Che non ci arriveranno mai. Credi che sia stato saggio? Molto più che lasciare sola una donna incinta nelle terre morte. Al rifugio saranno al sicuro. Per ora, almeno. Queste terre sono invase dagli Akashic. Persino il re era uno di loro, anche se per scelta. Tutto per servire Ultima.
nella sua maledetta ricerca del ricettacolo perfetto. Il caos di Barnabas, nazione dopo nazione. Quanti sono morti per questo? Ah, non lo considerava uccidere. Era una sorta di pietà, un porre fine alle loro sofferenze. Desiderava veramente salvare l'umanità e Ultima si è servito di lui. Così come si serve di noi. Ma perché noi? Cosa siamo? Cosa siamo? Siamo dominanti. È il nostro destino. Però non significa che dobbiamo accettarlo. Per questo lottiamo. Per il diritto di rifiutarlo. Non è così. Esatto. Per i nostri peccati. Barnabas ha detto dell'altro. Che i cristalli madre appartengono a Ultima. A Ultima? Ne sei sicuro? Sappiamo che i cristalli madre assorbono grandi quantità di etere. Ed è per questo motivo che la piaga si sta diffondendo velocemente. Ma quello che non riesco a capire è... Ultima, che cosa pensa di poterci guadagnare? Cosa hai scoperto alla fortezza? La verità sul trofeo di Ultima. È da sempre che penso che sia... Devo farti una cosa. E nessun altro. Invece, non è soltanto Ifrit quello che cerca, ma Ifrit e la Fenice insieme. Quello che siamo diventati nei cieli di sponde gemelle. Ecco. Solo quando le due fiamme saranno unite, il ricettacolo sarà completo. Il perché gli occorra un ricettacolo è un'altra storia. È come se ci fosse qualcosa che non riesce a ottenere. Qualcosa che la sua forma immateriale gli preclude. Qualcosa che richiede incredibili quantità di etere e un corpo in grado di canalizzarlo. Potrebbe sembrare folle, Clive, ma io penso che voglia lanciare un incantesimo. Un incantesimo che prepara da secoli, capace di porre fine a tutti gli altri. E non può riuscirci senza di noi. O senza i cristalli madre. Però se li distruggiamo, non solo ci libereremo della piaga, ma fermeremo Ultima. Ci atterremo al nostro piano, però stavolta lo affronteremo insieme. Beh, Stonir è ancora lontana. Non facciamo aspettare Ultima. Ok. Fratelli. Beh, ci può stare. Oh oh, il potere dell'oscurità. Cantesimi. L'abilità degli elfi come confondere una notte. Ok. Bella! Caduto Barnabas, la sua magia è sparita. La strada per Stonir ora non è più bloccata. Ok, però la vedremo nel prossimo episodio.